Callen e benvenuti nel mio nuovo video. Come potete leggere dal titolo qua sotto, già come vi avevo annunciato anche martedì nel video del wrap up della Septubaton che vi lascio qua a fianco a me nelle schede, eccoci qua oggi per parlare un pochino di Fire, noi siamo il fuoco, io Dorotea De Spirito. Questo è stato un libro che mi è stato gentilmente spedito dalla casa editrice Fanucci Editore, con cui è iniziata proprio da pochissimo, proprio questo mese, una nuova collaborazione, e mi avevano proposto, avendo visto un po' i miei gusti, questo libro, e essendo un libro che volevo leggere sin dalla sua uscita, ne ho approfittato per accettare e quindi leggerlo e poi parlarvene qua nel canale. Prima di parlare del libro vero e proprio, qualche dato tecnico: è una copertina rigida, come potete vedere, con dentro una sovracoperta, davvero una bellissima edizione molto curata della Fanucci. Mi piace davvero molto come è stata curata l'edizione di questo libro, e presenta un prezzo di copertina di 14,90€. Ci troviamo davanti a quello che è un distopico molto, diciamo, simile a tanti distopici che ci troviamo all'interno delle librerie, però con quel piccolo tocco in più che, devo ammettere, durante la lettura mi ha totalmente stregata, tanto da farmi dare a fine lettura questo libro 4,5 stelle. Non un voto pieno, come pensavo fino a 3/4 di lettura, poi vi spiegherò anche il motivo. Dorotea De Spirito è un'autrice di cui già si è sentito parlare altre volte, per chi bazzica comunque all'interno del mondo dei libri o ama i generi un po' stile urban fantasy, young adult, in questo caso distopico, anche se questo è il suo primo distopico, in quanto di suo nelle librerie già sono usciti altri 4 libri un bel po' di anni fa. Io di quelli ne ho letti 3, e in particolare ho letto Devilish Angel, che sono il secondo e primo libro di una duologia, e poi Dream, tutti e 3 libri che mi sono molto piaciuti all'epoca quando li lessi. Aspettavo davvero con molta ansia un nuovo libro di questa giovane autrice, perché è davvero molto molto giovane, del 91 se ricordo molto bene, che già mi aveva conquistata all'epoca tramite il suo metodo di scrittura molto semplice, però davvero molto coinvolgente e ben strutturato per quanto concerne le varie trame che troviamo davanti dei suoi libri. E devo dire che con questo libro il suo ritorno è andato davvero alla grande, almeno per quanto mi riguarda. Di cosa parla Fire, noi siamo il fuoco? Molto velocemente, così da non dirvi troppo, perché secondo me questo è un libro che va scoperto piano piano durante la lettura. La nostra vicenda si svolge a Tecne. Tecne è una città, un nuovo mondo nato praticamente dopo la fine di una bruttissima guerra che ha distrutto l'intero pianeta, e quindi dopo tutto questo, sapete, disordini, disastri, distruzione sia psicologica ma anche fisica, si va sempre un po' alla ricerca di quello che è un nuovo inizio, ed è proprio quello che è successo con la nascita di Tecne. Tecne è una città davvero molto bella, molto all'avanguardia, ricca di palazzi di vetro, case tutte ben allineate, perfezione, cose tutte assolutamente calcolate, se volessimo dirle così fra virgolette, dove vige la pace, la perfezione sotto ogni punto di vista, anche psicologico, dei vari abitanti, e soprattutto dove non sono ammessi in maniera troppo potente, troppo forte, i sentimenti e tutto quello che riguarda il passato, perché potrebbero essere causa di una nuova guerra, potrebbero davvero di nuovo le persone a impazzire e quindi a portare alla nascita una nuova guerra. Ho usato la parola impazzire perché è questo che porta la gente a soffrire di pazzia. Infatti tutti coloro che non rientreranno all'interno di quelli che sono i canoni del modo di vivere, di essere delle persone all'interno di questa nuova società, vengono etichettati come pazzi, catturati e totalmente allontanati da quella che è la società in cui si vuole vivere adesso, questa società pacifica, questa società altamente ben strutturata, ben tenuta anche sotto controllo, in cui si cerca in qualsiasi modo di non riportare alla vita una nuova guerra. Fino ad ora tutto sembra funzionare, se mi ricordo bene il periodo, questo modo di vivere ormai si ha da una decina d'anni più o meno, eppure la nostra protagonista Caris si troverà ovviamente a vivere all'interno di questa società che lei comunque trova molto molto sua, in cui si trova, nonostante magari alcuni certi pensieri e presagi ogni tanto, in maniera del tutto pacifica, e ci vive senza alcun tipo di problema. Caris è la tipica ragazza di queste storie, quella ragazza che comunque vive all'interno di questa società, ma allo stesso tempo dentro di sé, nonostante si comporti in modo del tutto normale, ha continuamente i dubbi su tutto quello che la circonda, se è giusto quello che si fa, quello che si pensa, come si vive, insomma tutti questi dubbi che in un modo o nell'altro comunque porteranno sempre il via a quello che è un ribaltamento di tutta quella calma apparente che si ha ovviamente all'inizio di qualsiasi storia di questo genere. Lei è la figliastra del guardiano, cioè colui che
presiede, colui che governa questa intera città. Quindi è anche una ragazza piuttosto conosciuta e importante all'interno della società e ovviamente, come tutte queste persone, anche lei avrà ovviamente il suo ruolo all'interno della trama. Non ha tantissimi amici, il suo più caro amico è un ragazzo, Rick, che ha conosciuto durante il periodo della guerra, che l'ha aiutata a superare un momento bruttissimo quando era molto molto piccola, portandola in questo modo ad avere quella che era la voglia di vivere in un momento di totale sconforto in cui per lei la vita non aveva più senso, e anche la sorella di questo ragazzo. Loro è un gruppetto molto consolidato, sono davvero molto molto uniti, davvero molti amici, e si sostengono un po' durante le avversità e durante anche momenti un po' di sconforto che, ricordiamoci, non dovrebbero esistere all'interno di questa società. Capiterà quel qualcosa, infatti avverranno alcune cose che porteranno i nostri ragazzi, protagonista comprese, tutti i ragazzi o comunque tutte le persone all'interno di questa società, a dubitare un po' di tutta questa perfezione, tanto che Kari si troverà in una posizione di totale sconforto e dualità, se volessimo dirla così. Da una parte sente che comunque quello che avviene all'interno della città non funziona, c'è qualcosa che non torna e molti dubbi iniziano ad attanagliarla durante la sua esistenza, durante le sue giornate, mentre dall'altra parte, essendo la figlia del guardiano, si troverà in una posizione molto scoperta, molto comunque visibile a tutti, in cui dovrà cercare di rimanere il più composta possibile nonostante risulti davvero anche per lei molto molto difficile. Tutti gli abitanti di questa città possiedono uno strano aggeggio che li aiuta a rimanere i più, diciamo, perfetti, i più pacati, i più tranquilli possibili, che è un curacuore. Che cosa fa questo curacuore? È uno strumento che in pratica tiene monitorati i battiti del cuore, e se su qualcosa di particolarmente importante accade all'interno dell'animo della persona, quindi si ha un sussulto particolarmente forte, questo curacuore lo segnala, e questo potrebbe essere davvero l'inizio della fine. Non vi voglio più dire niente, anzi vi ho già detto anche troppo per quanto riguarda la trama, anche se diciamo questi sono i punti focali e principali per iniziare un po' a capire tutto quello che poi si andrà a sviluppare e sull'evolversi vero e proprio di quella che è questa storia. Una storia che mi è piaciuta davvero tantissimo. Io non leggo tantissimi autori italiani, però quando trovo in libreria un libro di Dorotea Spirito non me lo faccio assolutamente scappare, perché so che a partire dal suo metodo di scrittura, ma anche addirittura proprio le sue storie, sono davvero molto coinvolgenti e ben fatte, ma soprattutto ben scritte. Come ho già detto, ho letto altri libri suoi, mi erano davvero piaciuti, ma non tanto quanto questo. Con questo libro, secondo me, l'autrice si è totalmente rivoluzionata, ha totalmente aperto una nuova porta per lei all'interno dell'editoria, cambiando anche un po' il suo stile, ma che si rifà tantissimo comunque a quello che era il suo stile primordiale, che mi era piaciuto già allora, e qua mi è piaciuto ancora di più. Già mi era capitato di leggere altri libri più o meno in questo stile distopico, post-apocalittico, post-guerra, di autori italiani, un esempio Garden, che sapete, però non mi aveva convinta più di tanto, perché principalmente, diciamocela tutta, più di una volta gli autori di questo genere di libri italiani cercano di rifarsi il più possibile a quelli che sono testi di autori americani. Per esempio Garden, ci avevo visto veramente tantissime cose, fra Hunger Games, fra Divergent, tutte quelle storie che comunque ora della fine sono un po' viste, straviste, riviste. Anche qui si hanno un po' quei soliti canoni che vediamo all'interno di questi libri, ma secondo me sviluppati davvero molto molto meglio, con un'originalità davvero ben sviluppata e strutturata all'interno di questa storia. Infatti i preamboli che vediamo spesso in queste storie li abbiamo principalmente solo come inizio, poi la storia davvero dal mio punto di vista prende una piega totalmente nuova, davvero molto avvincente, che mette anche te lettore in dubbio su molte cose che vai a leggere. Io personalmente mi sono sentita davvero tanto in sintonia con la protagonista, i suoi dubbi, i suoi, diciamo, pipponi mentali, se volessimo chiamarli così, tutte quelle cose che l'hanno portata un po' a pensare se effettivamente quello che ne raccontavano era la verità e se quella verità è giusta o sbagliata, perché questa secondo me è una delle maestrie di Dorotea De Spirito. Riesce totalmente a trascinarti all'interno della storia e a fartela vivere in primo piano, come se tu fossi, diciamo, un'entità astratta catapultata all'interno direttamente del corpo della protagonista, e questo è quello che mi è successo
fisicamente e psicologicamente come lettrice leggendo questo libro. Anche le ambientazioni non sono da meno. Tecne è descritta davvero come una città assolutamente bellissima, piena di luce che non si spegne mai, se volessimo dirlo così, anche durante la notte. Per tutti questi palazzi fatti di vetro, così lucente, che anche solo al risplendere del sole sembra di vedere una città di cristallo. E anche i personaggi sono comunque descritti uno meglio dell'altro, ovviamente chi più in primo piano rispetto a qualcun altro, anche se devo ammettere che anche i personaggi secondari, come per esempio il vecchietto della bottega di antichità, che a me è piaciuto tantissimo come personaggio, hanno quel fascino, hanno quella psicologia talmente vera che non puoi non amarli. Anche la parte cattiva dei personaggi, quindi comunque il villain di questa storia, è comunque descritto davvero molto molto bene, ha una personalità davvero molto molto forte che, lo ammetto, più di una volta mi ha inquietato e mi ha fatto paura per come viene descritto, per i ghigni che fa, per le sue, diciamo, il suo modo di imporsi anche alla nostra protagonista e a tutti coloro che lo circondano. E allora vi starete chiedendo perché dare 4 stelle e mezzo, non un voto pieno a questo libro. Purtroppo mi sono ritrovata a un certo punto della lettura che mi sono detta: porca miseria, ha passato tre quarti di libro con una trama coinvolgente, ben strutturata, con descrizioni fantastiche, uno svolgimento davvero ben lineare della storia, per poi arrivare all'ultimo quarto di storia in cui lo svolgersi tutto diventa troppo frettoloso rispetto a tutto quello che si è avuto prima. E questa è la sensazione che mi ha dato arrivare a fine libro. Fortunatamente però, diciamo, questa sensazione è durata qualche capitolo, diciamo che l'ho trovata nelle ultime 40 pagine, e un capitolo è davvero molto molto breve. Il capitolo più lungo che ho trovato è stato di 6 facciate, un capitolo non va oltre le 3-4 facciate, sono molto molto brevi e questo a me piace molto, soprattutto quando i capitoli sono brevi, perché ti danno ancora più suspense nel leggere la storia, almeno a me fanno questa sensazione i capitoli brevi. Per fortuna però, come stavo per dire, alla fine del libro riesci un po' a captare il perché di questa, diciamo, accelerata per quanto riguarda la storia, perché secondo me, arrivati all'ultima parola dell'ultima pagina, ti viene da dire: ok, la parte più veloce in fondo ci stava, perché comunque indica che c'è stato davvero un vero e proprio cambiamento all'interno sia dell'animo delle persone, dei nostri personaggi, ma all'interno anche della vera e propria società. Questo è quello che mi ha fatto provare. Ci sta all'inizio essere tutto ben più diluito, ben più descritto nei dettagli, soprattutto per farci anche un po' capire come funziona questa società, una società davvero molto malata dal mio punto di vista, nel suo interno più chiuso. Infatti è un po' come se tutti vivessero dentro una bolla in cui se esci sei, ecco, condannato a vita, a diventare il pazzo che nessuno vorrebbe essere, in quanto significa che se tu davvero non puoi far parte di questa società, che per me è una società vera, vuol dire che tu sei sbagliato, sei rotto solo perché vuoi provare emozioni, vuoi conoscere e approfondire un po' di più tutte quelle che sono le cose che danno emozioni, le poesie, la lettura, la musica, qualsiasi cosa, amicizia, amore, cose principalmente proibite all'interno di questa malata e rotta società. Ecco, è questo quello che mi ha fatto provare a leggere questo libro, un libro che comunque sia mi è piaciuto tantissimo, di cui vi consiglio la lettura se vi piace il genere, però davvero preparatevi a leggere una storia altamente coinvolgente che leggerete in pochissimo tempo e che per molti aspetti vi segnerà anche all'interno dell'animo, o almeno questo è successo a me, altrimenti non sarei arrivata a sottolineare alcune frasi che mi hanno particolarmente colpita e mi hanno davvero molto portata a dire: ok, c'è un pezzettino di me anche all'interno di questa storia. Ok ragazzi, il video è terminato, mi raccomando fatemi sapere qua sotto se avete letto per caso questo libro, se vi ho un pochino incuriositi, e nel caso lo abbiate letto fatemi sapere che cosa ne pensate, se anche a voi è piaciuto o se non vi è piaciuto, e nel caso fatemi sapere perché. Io ringrazio ancora la Fanucci per avermi gentilmente omaggiato della copia cartacea di questo romanzo. Noi ci vediamo sabato con un nuovo video e in generale al prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!